Ciao amici, sono Simone. Benvenuti al nostro canale televisivo Happy Life. Su questo canale le notizie vengono trasmesse contemporaneamente dai nostri giornalisti in Italia. 1. Clamoroso uomini e donne, Tina Cipollari fatta fuori, ha litigato con Maria. Ecco cos'è successo. Lei confessa, non sarà più la mia testimone. Il pubblico di Uomini e Donne non ha potuto fare a meno di notare l'assenza di Tina Cipollari nelle ultime puntate. La vamp è un personaggio indispensabile nel dating show di Maria De Filippi ed è impossibile pensare alla trasmissione senza di lei. Ma negli ultimi giorni stanno circolando voci sull'eventualità di un suo addio e le sue continue assenze sembrano presagire nulla di buono. Non è la prima volta, nel corso di quest'anno, che la Cipollari è mancata alle registrazioni. La prima occasione è stata quando è entrata in contatto con un positivo, dovendo poi rispettare la quarantena prevista. La seconda occasione è stata quando, come volle specificare Gianni Sperti, era stata vittima di un'indigestione. In entrambi i casi però, in studio venne data una spiegazione valida per tranquillizzare i fans di Uomini e Donne tanto affezionati a Tina Cipollari. Oggi invece Maria De Filippi decide di lasciarci nella curiosità e soprattutto nella preoccupazione. La famosa vamp non si è presentata a ben due giornate di registrazione, quelle del 27 e 28 marzo. La prima giornata ha ugualmente fatto sentire la sua presenza tramite un collegamento video, dove le è stato chiesto scherzosamente da Maria se fosse agli arresti domiciliari. Il pubblico di Uomini e Donne non ha potuto fare a meno di notare l'assenza di Tina Cipollari nelle ultime puntate. La vamp è un personaggio indispensabile nel dating show di Maria De Filippi ed è impossibile pensare alla trasmissione senza di lei. Ma negli ultimi giorni stanno circolando voci sull'eventualità di un suo addio e le sue continue assenze sembrano presagire nulla di buono. Non è la prima volta, nel corso di quest'anno, che la Cipollari è mancata alle registrazioni. La prima occasione è stata quando è entrata in contatto con un positivo, dovendo poi rispettare la quarantena prevista. La seconda occasione è stata quando, come volle specificare Gianni Sperti, era stata vittima di un'indigestione. In entrambi i casi però, in studio venne data una spiegazione valida per tranquillizzare i fans di Uomini e Donne tanto affezionati a Tina Cipollari. Oggi invece Maria De Filippi decide di lasciarci nella curiosità e soprattutto nella preoccupazione. La famosa vamp non si è presentata a ben due giornate di registrazione, quelle del 27 e 28 marzo. La prima giornata ha ugualmente fatto sentire la sua presenza tramite un collegamento video, dove le è stato chiesto scherzosamente da Maria se fosse agli arresti domiciliari. Tina Cipollari sta per convolare a nozze con il suo compagno, Vincenzo Ferrara. Sarebbe il suo secondo matrimonio, dopo quello con Chico Anelli, conosciuto proprio a Uomini e Donne. Sono due anni che la vamp è fidanzata col ristoratore fiorentino e oggi afferma in un'intervista a Nuovo di essere pronta a fare il grande passo. Questa novità potrebbe portarla lontano dalle telecamere di Canale 5? Staremo a vedere, intanto sappiamo che la sua beniamina, Maria De Filippi, che l'ha sempre tanto desiderata nel suo show, non avrà un ruolo particolare alle sue nozze. A Maria non chiedo di farmi da testimone, la metterei in imbarazzo. Insomma, alcune voci sostengono che dietro questa scelta e al suo allontanamento dal programma ci sia proprio una lite con Maria De Filippi. 2. Una vita anticipazioni dal 12 al 17 aprile. Felipe in ospedale, due ritorni. Nel corso delle puntate che vanno in onda la prossima settimana, l'Alvarez Hermoso viene ricoverato in gravi condizioni, mentre Ursula e Maite tornano nel ricco quartiere spagnolo. Cosa accade nelle puntate di Una vita che vanno in onda da lunedì 12 a sabato 17 aprile 2021?
Le anticipazioni segnalano che Santiago rivela a marcia il progetto che ha in mente per quando raggiungeranno Cuba. La brasiliana decide di fidarsi di lui. Intanto, il colloquio per il posto di cameriera personale dell'ambasciatore va bene e la Sampaio scopre che è stato Felipe a organizzare tutto. A questo punto, decide di ringraziarlo. Durante questa conversazione, l'avvocato confessa che non ha mai smesso di amarla. Ma ecco che Santiago interrompe il confronto e chiede spiegazioni. L'uomo minaccia Felipe, intimandogli di stare lontano da Marcia. Questo non ferma l'Alvarez Hermoso, che chiede al rivale di poter istruire la Sampaio prima del processo. Santiago non reagisce bene alla proposta e aggredisce Felipe di fronte a tutti. Di fronte a questa situazione, Marcia è costretta a rifiutare il nuovo lavoro. Nel frattempo, Genoveva ha la conferma che è incinta. Felipe viene investito da un'auto e Ramon, insieme alla sua Carmen, chiama subito i soccorsi. L'avvocato viene trasportato in ospedale e le notizie sul suo attuale stato di salute preoccupano Acacias. Ursula fa ritorno nel quartiere e questo genera preoccupazione tra i vicini. Intanto, Andrade chiede bruscamente al suo avvocato, Velasco, di non fare tante domande e gli fa sapere che penserà lui a Felipe. Successivamente, la dicenda si introduce in casa di Genoveva, dove lascia un quotidiano aperto sulla scrivania. Genoveva scopre poi che il falso dottor Maduro è stato ucciso. Camino dimostra di essere molto triste per la partenza di Maite. Il suo malumore è abbastanza evidente. Felice inizia a preoccuparsi e Cesareo le confessa che la ragazza è innamorata. Ed ecco che il ritorno di Maite riesce a strappare un sorriso a Camino. Le due riprendono, così, le loro lezioni di pittura. In seguito, però, la situazione si complica, in quanto la pittrice parigina anticipa alla Casamar che non potrà più essere la sua insegnante. Di fronte a questa notizia, Camino non reagisce bene, tanto che Felicia nota di nuovo la sua tristezza. Nelle prossime puntate di Una Vita, Cinta ammette di non essere convinta del fidanzamento con Emilio, in quanto sente che sta accadendo tutto di fretta e in segreto. Dopodiché, la giovane cantante rivela ai genitori di essersi fidanzata con il Pasamar. La ragazza, però, resta delusa dalla reazione dei due Dominguez. Emilio e Cinta pensano a un modo per comunicare alle loro rispettive famiglie che hanno intenzione di sposarsi. Margarita cerca di dividere Bellita e José Miguel. La donna insinua nella Del Campo il sospetto che il marito possa tradirla con Esther. Non solo, le condizioni di salute della famosa cantante peggiorano di giorno in giorno. Cesare organizza un paso doble con Arantxa e in questa circostanza scatta il bacio. Invece, Jacinto confessa a Casilda di aver sognato la zia Anita, la veggente della loro famiglia. Grazie a tutti e se vi piace il nostro canale lasciate qualche commento al di sotto.